Trevignano Romano in un giorno feriale mentre tutti lavorano e io sto facendo una scalata verso la rocca antica del paese. Allora, qui non so se rende l'idea, ma questa scalinata che si vede lunghissima parte dalla parte bassa del paese sul lungolago. Non so quanti gradini siano, ma è stata veramente una botta. Ma soprattutto adesso dobbiamo arrivare esattamente lassù. Lassù dove si possono intravedere i ruderi dell'antica rocca, appunto, che si affaccia sul lago di Bracciano. Questa fa parte delle mie gitarelle, come dire, fuori porta alla scoperta di borghi e paesi del Lazio, ma non solo. E giustamente, che c'è di meglio che farsi una scalata di decine e decine di gradini sotto al sole? Penso nulla, perché poi il panorama che si vede da qui ve lo mostrerò dopo anche attraverso le foto, e comunque si può già vedere, insomma, per farsi un'idea da quassù. Io mi sto rombricchiando, ma c'ho il fiatone, vabbè, a parte non mi mostro la telecamera perché per motivi così che sono veramente distrutto, ma anche perché sto viaggiando con zaino fotografico, attrezzatura varia a spalla, quindi oltre a farmi la scalinata e la scarpinata, me la sto facendo pure bene con diversi chili addosso. Vabbè, però, come ho detto, sicuramente vale certamente la pena, perché da qui il mondo è un po' diverso e non è che siamo a chissà quanta quota, ma indubbiamente il paesaggio merita. Ve lo consiglio se non conoscete Trevignano Romano, è uno di quei borghi del Lazio che sono sicuramente bellissimi da scoprire. Ecco, intanto sotto di noi si intravede quella che è la piazza principale con la sede del comune. Tutta la passeggiata del lungolago si distingue dalla fila che si vede proprio a bordo lago di pini, dove c'è una bellissima passeggiata che merita. Ed eccoci arrivati nel frattempo alla rocca medievale. Stiamo entrando, mazza, sembra un documentario tipo Piero Angela, vabbè. Stiamo entrando tra i ruderi e a questo punto siamo arrivati praticamente, eccoci qua. Io la sto visitando in diretta per la prima volta con voi perché non ho avuto modo in precedenza di salire fino quassù. Sono stato già diverse volte in questi borghi del Lazio che si affacciano sul lago, ma qui tra questi ruderi mai, quindi stiamo scoprendo un po' in diretta insieme la bellezza di questo posto e la storia che è impressa tra queste pietre. Allora, eccoci giunti al traguardo finalmente. Vediamo un po' cosa si vede. Spettacolo, la finestra sul lago. Questa foto che sto per fare, che poi vedrete nelle prossime ore pubblicata sui miei canali e spazi ufficiali, avrà questo titolo. Dice: mazza che fantasia, però vabbè, è quello che mi ispira in questo momento. Una finestra sul blu del lago. E quindi questo è quanto. Allora, come ho detto, non mi mostro la telecamera perché comunque sia sono in condizioni pessime, io lo dico, perché la vita del fotoamatore, dell'esploratore, fotografo, o come cavolo volete chiamarmi, scegliete pure voi senza problemi, ma la vita del fotografo appunto è spesso complicata per questo motivo. A parità di bellezza, di posti da scoprire e di immortalare, corrisponde una identica quantità di fatica e sacrificio da affrontare. Non è la prima volta che mi spingo su posti impervi e particolarmente così un po' complicati da raggiungere, ma insomma, come ho sempre detto e come spero avete visto anche attraverso le mie immagini, vale poi la pena. Benissimo, in diretta dal lago di Bracciano, affacciati dalla rocca medievale, per ora è tutto e restate sintonizzati per le foto che poi piazzerò nelle prossime ore. Ciao a tutti!